Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. Da parte degli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il rapimento di Josh da parte dei Saints alla sede della Stag. Vediamo se riusciamo perlomeno ad arrivare il più vicino possibile al centro. Sì, 3 metri. 3 metri è un buon punteggio. E 2 su 15, dai, ce la possiamo fare. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è la festa degli easter egg. 79 metri, però aspettiamo la chiamata. Boss, you gotta get me out of here. Slow down, Shandy. What's wrong? I swear to God I'm gonna fucking kill him. Don't tell me Pierce is throwing another posse with Zeros. Huh? Pierce? Why would I give a shit about Pierce? Poverino. Oh, how's Josh doing? Josh, you're on a first-name basis with this asshole now? Calm down, love. We won't need him after we take down Stag. Questo è vero. That reminds me. Pierce told me Stag was planning on hitting the old crib. Oli and him are here waiting for you. Something about setting a trap. All right, benissimo. You all stay there. I'm on my way. And try not to kill Bert yet. I make no promises. Thanks, Shondi. Grazie, Shondi. Va bene, non ti prometto nulla. Però se muore non è colpa mia, eh. Il vecchio alloggio, come se poi qua non ci tornassimo più. Un'altra volta che giocano a scacchi. Non so cosa fa. Ma c'ha un codice sulla testa. Sta cosa non l'avevo mai vista. Ma c'era anche nel gioco originale. C'ha il codice come quello di Hitman. Love. Oh my god, can I just shoot this guy? Sean D. Play nice now. La brava. You got the snap, Pierce? Allow me, friend. Guarda, che stronzo, stava vincendo Pierce. All right. Let's go stag hunting. Bastardo. Think you can pick a fight with Stag by yourself? You got better things to do? Going to pick up a surprise for Stag. You know how to use a Molotov? Is that a real question? Jesus, I was just asking. Tra l'altro, a proposito di Molotov, dovremmo aumentare la loro potenza, sia delle Molotov che delle granate in generale. Ma attualmente sto potenziando il personaggio, quindi diciamo che le Molotov e comunque le armi da lancio in generale sono l'ultimo dei miei problemi. E rieccoci di nuovo alla sede della Stag. Preso, perfetto. Beccati questo. Here they come, Oleg. You ready? Yes. Be careful not to set off the bombs when you get close. I'll be monitoring Stag's approach from our security room. Non riesco a muovermi. Perfetto. Dai, che ho preso apposta sto macchinone perché è bello resistente e può sparare, dai. Mi ricordavo che in questa sezione ci fosse della musica mega epica, o sbaglio? Però... Sento le sirene ma non vedo nessuno. Vabbè, non importa. Noi intanto siamo arrivati. Attenzione tutti, via da qui per favore. Via. Devo scappare. C'ho un appuntamento, devo andare. Aspetta. Vabbè, ormai troppo tardi. Dovevo fare rifornimento di munizioni. Ma non importa. Prendiamo tutte le munizioni che ci servono. Ecco fatto. All right. Use a rocket launcher I left to set off the bombs when Stag gets close. Sì, Oleg. Use it now. Ecco fatto. Un bel po' di spazio extra. Dai, forza. Volete fare a botte? Ora i miei mitra possono spaccare anche le vostre stupide macchinone. Oh, è entrata gente. Arrivo. Resisti, Viola. Dov'è il tipo con lo scudo? Ecco fatto, tutto bene?
Looks like they're focusing on the south side. Okay. Aspettiamo che ne arrivi qualcuno di più. Perfetto, dovremmo esserci liberati di un po' di stronzoni. Non li vedo. Se siete qua sotto non posso prendervi. Dove? Eccoli di là. Ma che più di soldi? Dai, vi dovete levare però dalle palle, sennò come li miro? Eccoli. Ah, aspetta. Preso alla spalla. Preso nel petto. Descend the tank to the north side. Dalla parte nord. Arrivo subito, Oleg. Beh, veramente li vedo anche qui a sinistra. Aspetta che magari mi faccio un attimo di rifornimento delle munizioni. Bravissimi. Ah, mancato, aspetta. Via prima di tutto i macchinoni. Poi dopo pensiamo anche ai carri armati. Devo rifare di nuovo rifornimento del lanciarazzi. Benissimo, siamo senza munizioni per il lanciarazzi. Dobbiamo andare per la via lunga ora. Per fortuna che abbiamo potenziato i mitra, perché questi davvero ti salvano la vita in queste situazioni, che riescono a sorpassare le armature. E meglio armato di un carro armato ne vedo pochi. Bene, abbiamo finito anche queste munizioni, ottimo. Aspetta che arrivo. Ah, è Pierce, è vero. Ti difendo io, vai tranquillo. Cosa sta facendo quel carro armato? Arrivo. Aspetta che faccio rifornimento. Ecco qua. Pierce, però vieni più vicino, non stare là in mezzo. Eccomi. Glad you came along and you did. Was it worth the fuss? Oh yeah. Let's head up and I'll show you. Se ti muovi invece che rimanere là in mezzo, Pierce, anche tu, Forza, eccoci qua. It's a laser targeting system. Who wants to call down an airstrike? Oh, I could kiss you on the mouth. Potrei baciarti. Ok, non so che cosa stessero mirando, che cosa stessero facendo sti carri armati. Ma ecco una bella pioggia di proiettili. Maglia, che male. Tirati su. Ok. Tutto a po'. Ma ancora. Quanto sta andando avanti sto fuoco? Ok, speravo in un po' più di colpi, ma ecco te. Ecco fatto. Nothing we can't handle. Sono molto più leggeri di un carro armato, quindi è molto più facile tirarli giù. Non vi preoccupate.
Via anche sta macchinozza. Via il primo elicottero. E il primo elicottero, il primo aereo. E via anche il secondo aereo. Niente, i fucili a pompa in questo frangente sono inutili. Aspetta che ora vado a prenderli. Beccati questo. Mollate lo scudo, che tanto contro i miei proiettili non vi serve. Madonna mia, che assalto frontale incredibile. Dov'è l'altro? Aspetta che faccio giusto quel po' di munizioni che posso prendere. Santo cielo. Che casino incredibile. Eccola qua la musica incredibile comunque. Shondi, dove sei? Ehi là, Cyrus. Surrender, kid. We got the perimeter. Yeah. E noi abbiamo Josh. You got your poster boy. I want Stag out of my city. Not gonna happen. Stag's mission is to eradicate the gangs in Steelport. But where to focus the firepower is my call. At least Burke and we'll hammer the syndicate for a while. Give you boys a little breathing room. Beh, sicuramente è un'idea. No longer shall I hide from my one true love and her cause. Allow Shandi and I to be together. And I swear her enemies. Sì, Josh. My enemies. Oh, no, no, no. Fuck, no. Don't even think about keeping this prick around. I will lose my damn mind. You have 60 seconds to decide. Beh, tutto tuo, Cyrus, allora. Prepare to open fire on the building. Shandi, è il momento di filarcela. Time for plan B. Jump! Via! Tan tan taradaradadan. Che poi ti fanno vedere che lo fa, che lo bombardano, lo fanno saltare in aria. Ma poi il palazzo è ancora lì, ci entriamo sempre. L'unica cosa che c'è è che è un po' affumicato. They're going to run to ground. Digging them out won't be easy. If it were easy, I wouldn't waste your time. Eh beh. Understood, sir. I'll find her. Ah, vogliono rubare Shondi, eh? La festa degli Stag. Quanto? 11.000? $13.000. Un bel po' di rispetto. Completa la conquista della città per l'intero quartiere automaticamente. Equipaggiamento S3. Vediamo, quale zona possiamo conquistare? Una in cui ci sono molti obiettivi, direi. Certo! Oh, bravo, io che non l'ho mai fatto! Non, era da un po' che non ci giocavo, ecco perché non ci ho pensato. Meno male che non l'abbiamo fatto. E ora voi vi chiederete che cosa? Possiamo conquistare questo intero quartiere. Ci prendiamo questo a 50.000 più la casa. Ci togliamo questo qua delle escort. Vabbè, lasciamo perdere che è il meno. Ma effettivamente è l'unico quartiere che non abbiamo ancora toccato. Vediamo, questo è a posto. Eh sì, questo qui non l'abbiamo proprio toccato zero. Questo c'è un po' di roba. Perché uno può fare: o ti conquisti una zona piena di obiettivi, o comunque i negozi, che comunque ci risparmi e ti risparmi un bel po' di missioni. O in questo caso, come facciamo noi, ci prendiamo questo, che ci sono queste due cose qui che valgono un sacco di soldi. Vai. Conquista assistita, 64%. Quanto? Vediamo, non ho visto, però un bel po' di dollari, sicuramente. Siamo a $28.000, già che ci siamo, ritiriamo altri $23.000. E questa zona è totalmente nostra, $5.000
Allora che ci entrano nelle tascocce, l'hangar degli aeroplani ora è nostro. È vero, potevamo, magari che ne so, lasciare tutte queste missioni da parte, non toccarle e poi comprarci questo. Però nelle abilità o comunque nei bonus più avanti, ecco, dovrebbe apparire con $40,000 un'altra conquista. Io per adesso 8,000 li scambio per un po' di rispetto, che comunque sono un buon guadagno. Vediamo. Grazie. Siamo saliti di livello. Già che ci siamo a questo punto, abbiamo ancora un bel po' di soldini. Facciamo anche il secondo giro. Vediamo quanto saliamo. A livello 27. Quasi a livello 28, che appunto è il bonus della conquista della città. Però per adesso $36,000 non mi va di spenderli. Abbiamo il blindato, questo sicuramente è buono. Abbiamo il turbo per tutte le macchine, non ci serve. Abbiamo $22,000, che cosa ci possiamo comprare? La resistenza agli esplosivi, sì. Con $5,000 ce li teniamo da parte. Potrei comprare un po' di munizioni, quello è vero. Però per adesso non le ho ancora consumate mai di quasi nessuna arma, quindi direi che siamo a posto. E in realtà è ancora a posto sto rifugio, eh. A parte il televisore che si è un po' sminchiato, ma non è affumicata, non è distrutta, è ancora intera, incredibile. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.